So bene che non ho ancora messo Pulishogun e Guerriso Vicini per fare l'unione e vi chiedo perdono. Lo farò nell'ultimo episodio perché mi manca solo quello da registrare, quindi mi dispiace ma mi dimentico sempre e sono una coccia bacata. Ma nell'ultimo lo farò, lo prometto. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo e penultimo episodio di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Let's replay, ovviamente. Ritorno alla normalità, ultimissimo capitolo. Certo, ci sarebbe l'undicesimo capitolo anche se non è accreditato, ma sarebbe tutto post-game, che non farò perché ho già fatto per ben 2 volte, sia su Psicospettri, che sarebbero extra, sia su Polpanime e Spiritossi. Ovviamente trovate tutti quanti i video sul canale. Vediamo un po' cosa succede oggi invece. Maestro Mew! Dekadama è in movimento, Valdora è in pericolo. Sì, nello scorso episodio Dekadama si è rivelata essere lei il cattivo finale, il boss definitivo, quindi si è messa in moto per evidentemente creare disordini. Valdoro sta per assistere a dei misteriosi disordini. Dekadama, Pina e Gina, e anche Pestifero ovviamente. No, io non percepisco Pestifero. Sì, l'ha eliminato purtroppo, poverino, che però possiamo comunque reclutarlo, quindi non è proprio del tutto esatto, ma non c'è. Ne percepisco altri 4, molto più potenti. 4? 4 yokai spettrali ancora più forti di Pestifero? Quanto pare. È un gran problema. Ma si riaddormenta. Di nuovo? Gna? Eh già, gna. Guarda lì. Sembrava quasi che Ragabatrax stesse dicendo ad Arachnus: lo facciamo a pezzi. E Arachnus: buona idea, però si è risvegliato quindi no. Una cosa è certa, Valdora è spacciata, a meno che tu non sconfigga i malvagi. Che drammaticità! Lei sa che noi siamo della Valdora del futuro, vero? Dove tutto è meraviglioso, fantastico, pacifico e tranquillo? O è forse perché il tempo non è ancora stato alterato dal potere di Dekadama? Oh, Kyuubi! Nubi oscure si stanno radunando sulla nostra bella Valdora. E Velenotto! Un'immensa armata di yokai spettrali si sta dirigendo verso Valdoro. Non me ne starò qui con le mani in mano, devo andare subito a Valdoro. Aspettami, Nathaniel, vengo anch'io. Bravi. Andiamo, Velenotto. Sì, signore. Scommetto che io ci arrivo prima di te, Kyuubi. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe, sì, ha detto. Penso che dovremmo andare a Valdoro anche noi, Link. Esatto. Ma ci lasciano qui da soli. Potevano almeno accompagnarci, eh. Ovviamente il potere di Dekadama è molto grande e quindi sarà sicuramente arrivata già nella Valdoro del presente o del futuro, dipende poi da come si vogliono vedere le cose. Oh, eccola là, va. Dan dan dan! Dekadama! Siete arrivati troppo tardi! Presto questa città sarà mia, tutta mia! No! Ah, sì! Quelle che vedi sopra la città non sono nuvole normali. È la nube incanto. Quando la nube incanto si diffonderà sulla ridicola città di Valdoro, tutte le persone di Yokai verranno incantate in modo così malvagio. No! La nuvola ricoprirà la città e tu puoi solo stare a guardare. Dan dan dan! Perché lo stai facendo? Forse dovrei farti vedere che aspetto ha il mio mondo ideale. Sì, manderò voi tre nell'inevitabile malvagio futuro! Dan dan dan! Ah, ci risparmi il viaggio se in questa maniera, grazie, grazie. Varrò in fade, l'urlo. Anche se questa nube oscura non è poi tanto male. Whisper ovviamente perde un altro paio di vite. Questa è Valdoro? Siamo tornati al nostro tempo? Scusami, mi stai schiacciando la testa. Non sembra il posto giusto, vero? Ehi, guarda dove metti i piedi! Stai cercando di appiattirmi? È già la seconda volta che lo fai. Sì, non ti lamentare, non abbiamo tempo. Cosa pensi che voglia farci vedere, Dekadama? Ah, non saprei. Uno zombie. Ah. Miau! Ma quella persona è stata incantata dallo yokai spettrale!
Sembrerebbe. Ah, è uscito. Vuole giocare con noi. Serpo oscura. Vediamo un po' quanto è forte sta serpo oscura. Anche perché. No! Anche perché. Povero Bicanum. Anche perché io saprei dove allenare i miei yokai. Ma si colpisce da solo, bravo. Dato. Molto buono. Saprei dove allenarli e non è questo il posto. Anche se gli spettrali quanto danno? No, assolutamente no. C'è un altro posto dove allenarsi. Rocca Facciona del passato. Lì è il posto migliore. 500 punti ogni lotta. Perfetto. Che cosa ci fanno gli yokai spettrale? Qui. Dekadama, ha cambiato la storia? Beh, sì, perché nel passato non siamo riusciti a scongiurare il passato. Anche se in realtà il viaggio nel tempo non è così semplice, è molto più complicato di come lo fanno vedere qui. La linea temporale vecchia non può interferire con la linea temporale nuova. Quindi si creano due linee separate. Una dove noi vinciamo, che dovrebbe essere quella del passato, e una dove non è mai accaduto tutto il resto. È molto strano. Questo sarebbe un futuro alternativo con gli spettrali. Perché noi siamo nella Valdoro nostra, ma dovrebbe essere tutto molto diverso. Quindi sono tutti quanti spettrali questi? Sì, tutti spettrali. Beh, non sarebbe proprio tanto male combatterli, a dire il vero. Sono a casa! Papà! Mamma! Ben tornato a casa, tesoro! Beh, sembrano comunque contenti di vedere il proprio figlio, no? Tesoro, gli hanno chiamato. Hai fatto i compiti? Boh. Hai lavato i denti? I miei genitori sono stati incantati da yokai spettrali! Quindi è questo il mondo ideale di Dekadama? Dobbiamo fermare questa prima donna fuori di testa. Torniamo nel passato. Nathaniel deve sapere quanto sia terribile la nube incanto. Giusto. Penso che questo significhi trovare un modo per tornare di nuovo indietro. Mi lavo i denti prima. Sempre tenere i denti puliti. Mi sembra che dopo 20 volte, o meglio 20 giorni, in questo caso, che ti lavi i denti, puoi combattere contro Conte Cario. Ok, devo tornare nel passato? Oh, ho avuto un'illuminazione! Beh, in effetti ha la forma di una lampadina. Di che si tratta? Secondo il mio istinto yokai, qualcosa al centro culturale non quadra. Che fortuna avere un valletto con sensi così sviluppati. Al centro culturale! Bisogna quindi girare un pochino a casaccio fino a che Whisper non ti dice che ha avuto l'illuminazione. E certo. Ma aspetta, questi bambini qui che fanno? Ah, sono loro. Beh, certo. I miei sensi di valletto fremono. Qui c'è qualcosa di sospetto. Proprio come credevo. Ben fatto, Whisper. E Link, provo a stare la lente yokai più attorno. Dunque, ok, attenzione. C'è qualcosa qui. Proprio qui davanti? Ok. Un quiz cartello? Ma come? E di chi? Beh, la risposta a questo indovinello è molto semplice. Specchio attraente, già capisci tutto. Fiamma gira nel tempo, rispecchia, trispecchio. Beh, ovvio. Chiamiamolo allora subitissimo al punto yokai. Che poi se non sbaglio trispecchio rimane sempre qui, sia nel sia post game. Cioè, nel post game rimane qui. Oggi, domani, ogni giorno rispecchio. Perfetto. Oh, grande trispecchio. MVP del gioco. Torniamo indietro nel tempo. È un caso che sia apparso proprio qui trispecchio? Secondo me no. C'è una connessione logico-temporale che adesso mi sfugge. Ma c'è. Oh, Nathaniel, ma qui non sono tutti quanti incantati? Che fine avete fatto, ragazzi? Dekadama ci ha sbattuti nella Valdoro futura. Non ha un bell'aspetto. Se la nube incanto si diffonde, gli yokai spettrali incanteranno tutti. Quella maledetta nuvola è negativa per tutti noi.
Domanda, come si combatte una nuvola? Aspetta, degli yokai in città mi hanno detto qualcosa su una strana nebbia. L'hanno vista fuoriuscire da alcuni posti prima che il tempo cambiasse. Nebbia strana? Deve avere qualcosa a che fare con la nuvola di Dekadama. Sarà dove veniva questa nebbia, Hovernian? Sembra che arrivi da tre posti diversi: la scuola elementare di Valdoro, il laghetto Zucca e l'ospedale notturno. Che stiamo aspettando? Occupiamoci del disastro provocato da Dekadama! Nathaniel! Mi sto stancando di inseguire quel ragazzo. Vado a informare tutti gli altri. Vado a controllare quei tre posti. Ok, andiamo a cercare la nebbia. In generale non sarebbe una prospettiva eccitante, ma va bene, effettivamente. Allora, dato che i tre posti sono segnati sulla mappa, direi di andare ovviamente prima alla scuola, che è il posto più vicino. Ovviamente c'è uno spettrale qui che fa la guardia, ma me ne frego! Scortella! Oh, Scortella, cara! Io sono Scortella e questo sarà molto doloroso per voi. Aspetta un attimo, non è nel mio stile attaccare una signora. È una questione di stile o forse di paura? Paura? Io non. Tu sei uno yokai rospo, io sono uno yokai spettrale serpente. I due non vanno d'accordo. Forse è il terrore davanti al tuo nemico naturale. Visto che la metti così, combatterò se proprio devo. Ma non preoccuparti, ti finirò in fretta. Non mi preoccupo, a noi serpenti piace giocare con la preda prima di finirla. Aiutiamo Ragabatrax Link. Sicuro! Ok. Aiutiamo Ragabatrax significa Link, fai tutto quanto il lavoro, per favore. Wow, è fortissima lei! Ma anch'io lo sono, cara. Toh, pure zampettante, pieno muso. Ok, richiamiamolo qui. Vabbè, sì, era ovvio perché, beh, è normale. Era scarico, non è che mi aspettassi che. Aspetta, devo avere gli oggetti pronti per fare quello che voglio fare. Mi semmena questa. A parte che non avevo gli yokai carichi, prima cosa, comunque. Ok, doppio morso. Quindi siamo un po' malino, però. Potrei farcela. Se Gibania mi attacca. Sì, ok. Ok, allora. Spero che dia un bel po' di punti esperienza lei, per almeno un livello perché ne ho bisogno. No, risfiamma, 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 risfiamma! Dai, è fatta. Meno male, risfiamma. Ok, Fortunoco è abbastanza resistente, quindi. Ok, Abicanum. Ragazzi, stavolta dovremmo averci. Vabbè, sì, vabbè. Che parla fa? Ok, Gibania prende. No, dai! Vabbè, però, se fa brutto colpo. Ah, meno male. Meno male. Ma è tosta, ragazzi. E non dà neanche punti esperienza. Ah. Però sconfitta almeno. Non essere troppo soddisfatto della tua vittoria. Una che non sa perdere, eh? Patetica. Sciocchi! Non sapete quanto sia grande e terrificante il potere di Dekadama? Non vedo l'ora di vedere le vostre facce prima che vi distrugga. Meno male. Fastidiosa fino all'ultimo. E ora facciamo fuori questa infernale macchina sputanebbia. Però potevi essere d'aiuto anche tu, eh? Perché tutto quanto il lavoro io ho fatto. Tu rompi la macchina, sai che Niente più nebbia mia ora. Bel lavoro, Ragabatrax. Nessun problema. L'ho trovato divertente in realtà. Bene, continuiamo. Giusto. è. E facciamolo in fretta. Whisper, combattessi pure tu. Andiamo quindi al laghetto Zucca ora, giusto? A dire il vero, combattere contro gli spettrali qui sarebbe un buon allenamento perché poi devi sconfiggere sia lo yokai classico. Oddio, questo qua c'ha una difesa incredibile. Sia lo yokai classico, sia lo yokai spettrale che esce fuori. Quindi doppi punti esperienza. 700 ogni lotta. Quasi quasi, qui si può grindare. Sono cattivi i più potenti di tutti gli yokai spettrali. Ah, ostinato e stupido. Il peggior tipo di delinquente. Che paroloni che usi. Ma io lavoro per Dekadama e difendo questa zona.
E così questo punto è importante, eh? Per fortuna sono qui per portartelo via. Datti una calmata. Noi yokai spettrali conquisteremo la città. Non ci fermerai! Sbagliato. Di norma non mi lascio mai coinvolgere troppo, ma tu non mi piaci. E poi questa città comincia a piacermi, quindi non te la lascerò rovinare. Dobbiamo riportare la pace a Valdoro, Link. E ciò significa liberarsi di questa gentaglia. Giusto! Te lo do io la gentaglia, lampadina! Tu basta solo che ti difendi, non attacchi mai e possiamo andare d'accordissimo. Ok? Ho detto che non devi attaccare. Sei sordo? Beh, chiedo, magari è sordo per davvero? Ok. Potevo attaccare, non mi ha attaccato. Se riesco a fermarlo è meglio, perché non fa l'energy max con cui si aumenta la difesa in maniera esponenziale. Beh, amicicci proprio noi, eh. Bravi. Bravi bravi stavolta. Scortella fa paura, ma Cattivic è facile rispetto a Scortella, perché non attacca quasi mai. Confundur. Ok. Nihilo? È un altro discorso. Però lo vedremo fra poco. Dekadama, ho perso. Mi dispiace, vostra strambità. È stramba. Ma se non avrebbe recuperato Overne, nasce da questo congegno. E quindi? Vediamo. Deve essere importante se era protetto da uno yokai potente come Cattivic. Penso che sia corretto affermare che dobbiamo spegnerlo. Brava, o bravo, non capirò mai come level 5 ha immaginato Kyuubi. Sì, ben fatto! Grazie Kyuubi! Ah, non ci credo, questo giovane umano mi sta ringraziando. Ma non importa, abbiamo altri yokai spettrali di cui occuparci. Kyuubi ha ragione, è un brontolone, ma ha ragione, andiamo! Dunque qui c'era un oggetto che voglio prendere. Bigorna, ah, poteva essere un'esfera. Questo sta qui a pescare, non gliene frega proprio nulla. Moneta arancione, ragazzi, ragazzi. Dicevo, facciamoci anche l'ultimo spettrale, poi andiamo a fare qualche slottatina, no? Attenzione. Siamo arrivati, c'era Gnomino che non volevo combatterci. La nube incanto cresce anche grazie a me, sono Confundor. Spiacevole più che confuso. Fai simpatico, avrei potuto usarti nei miei orribili esperimenti sulla nebbia. Ne ho fatti tanti per assicurarmi che la nebbia funzionasse su umani e yokai. Questa storia finisce qui. Fagli abbassare la cresta, Link. Non vedo l'ora. La nebbia incanterà tutti, è inevitabile. Combattete una battaglia persa. Non capisco perché resisti, è così spiacevole. Beh, Belenotto poteva avere qualche altra linea di dialogo. No, ero io che hai preferito di Andre Link, meglio di no. Dai, attacca, 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 attacca. Grande Givanian! Anche tu, Bicanum. Grande. Sì, questi qui fungono come boss yokai, infatti attaccano chi fa l'Energy Max. Sì, sì. Ma va bene, va bene. Oh, trispecchio. Potrei equipaggiarlo. E dovrei. In realtà. Non solo potrei. Dovrei proprio. No, l'ho perso, l'ho perso, l'ho perso. Ok. Non mi ha fatto nulla. Probabilmente è l'elemento che mi sta facendo vincere. Ok, ok, risfiamma. Bene, ok, un anello. Ok, quello è un anello classico. Semplice. Sì, però ragazzi, attaccate. Ecco, basta.
posto, visto? Tanto facile, attaccate quando ce l'avete lì davanti, no? Niente, pochi punti esperienza questi, sono solo forti, nient'altro. Però, almeno, come ho potuto perdere? Questo è così, così immorale. Non è vero che è immorale, non è per... Termini buttati lì a caso. Dubito che quella fosse la parola che stava cercando. Grazie velenotto, in ogni caso. Morso del drago! Che colpo! È stato fantastico, velenotto! Non c'è tempo di vantarsi, però gli fa piacere, guarda che faccetta. Dobbiamo ancora sconfiggere Dakadama. Già, muoviamoci! Ottimo, Link! Ora la nuvola dovrebbe smettere di espandersi. Che problema c'è, Whisper? Non va bene, non va bene, non va bene. Percepisco qualcosa di estremamente potente nella zona sud della città. Più potente degli yokai spettrali d'elite che abbiamo incontrato. È Dakadama? C'è solo un modo per scoprirlo. Non è Dakadama, ma manca un ultimo spettrale, ragazzi, quindi... È chiaro che non è Dakadama. Oh, senti cosa, affrontiamoci, dai. Quindi adesso andiamo alla slot Kai del passato. Ci facciamo le ultime slottate. Eccoci qui, dovrei avercene due precise. Esatto, una rosa e una arancione. Andiamo con quell'arancione, una moneta tosta. Andrà... Vuoi! Oh, yeah! Questa sì che è una bella sorpresa! Questa sì che è una bella sorpresa! E sono anche contento di averla trovata in questa maniera perché non ho abusato delle monete e ho usato solo quelle che il gioco mi faceva trovare. Sì! Sì! Grande! Ovviamente, su quali yokai la voglio usare? Beh, potrei anche chiederlo a voi, ma tanto io ho già... Quando voi starete vedendo questo video avrò già registrato anche il finale, quindi sarebbe un po' inutile chiedervelo. Però ditemi voi su chi l'avreste usate. Dunque, abbiamo Bicanum, ovviamente. Tanto poi alleno anche gli altri con gli yokai che troviamo lì in giro. 20.000 punti esperienza. Allora, questo è un po' più particolare, perché abbiamo Trispecchio che mi ha dato un grande aiuto. Così come Rispiamma e Gibanian. Più che altro Gibanian perché, Rispiamma perché lo volevo io a tutti i costi. Direi di darla a quello più debole, Trispecchio. Benissimo, benissimo così ragazzi, sono soddisfatto di com'è andata. Ho altre piccole sfere qui, delle sfere mini, diamole a Kulishogun, che poverino è quello un pochino meno. Non pensavo di portarmelo veramente fino alla fine, ma poi l'ho fatto, quindi bene così comunque. Ho detto volevo usare yokai che non ho mai usato, tranne Gibanian che mi piace, Gibanian è la mascotte, mi piace. Quindi ho voluto tenere almeno lui. Dopo le slottate ho deciso di allenare la squadra e li ho portati tutti a livello 40, tranne un paio di yokai che non ne vogliono proprio sapere di salire al 40, e però ci saliranno magari con le ultime lotte che faremo. Abbiamo quella contro Nihilo che, vabbè, non dà punti perché il gioco è paraculo, ma ci saranno ben due lotte contro Dakadama. Due lotte perché si sa che il boss finale, come lei si è autoproclamata, ha sempre due fasi. Quindi anche lei ne avrà sicuramente due. Comunque ho fatto l'unione audace tra Rispiam e Pulishogun. Era ora che la facessi. Me l'avete scritto in troppi tipo e io non me ne sono mai ricordato. Ma almeno per questa piccola parte di video e per il prossimo ci sarà l'unione audace. Quindi affrontiamo Nihilo. Generale Arachnus, ti abbassi a tal punto da combattere me? Sono colpito. Risparmiami il sarcasmo. Vuoi fare il duro, ma non sai cosa ti aspetta. Sono Nihilo, il meglio del meglio. Creme della creme, o della panna, fate voi. Il piano della mia padrona è quasi finito. Non lo fermerete. Mi piacerà battervi. Sembra molto potente, Link. Stai attento. Non sono preoccupato. Questo è lo spirito giusto. Lo spirito che mi piacerà distruggere, intendo. Non ho capito se ha paura oppure se è un grido di guerra. Tipo, fammi vedere la tua faccia alla guerra, soldato! Full Metal Jacket. Ok. Molto divertente, effettivamente, quella parte. Ok, allora, pensavo di non averlo preso. Ha fatto un suono strano, l'attacco. Tipo, come quando lo evitano.
Ok. Tra l'altro l'energia max di Gibanian è al 5, ma quello di Risfiamma è solo al 2. Un po' una fregatura a dire il vero. Peccato, perché li ho usati entrambi tanto. Quindi Gibanian che stia al 5, ok, ma Risfiamma solo al 2? Molto strano, però... Ehi. Dovrebbe essere dovuto al fatto che Risfiamma è l'evoluzione di... L'evoluzione di Guerriso, e quindi, dato che è un altro yokai, perde quello che ha guadagnato prima. In genere Yokai Watch mi sembra funzioni così. E avrebbe anche senso che l'Energy Max sia diverso, che torni a zero da yokai a yokai. Però vabbè, alla fine uno basta che gioca un pochino e lo fa tornare subito alto. Perdonatemi, vostra rugosa onorabilità. Ho fallito. Bravo. Nihilo, è un peccato non aver usato la tua devozione per una buona causa. Spero che questa sia l'ultima macchina della nebbia. In ogni caso, questa è stata la sua ultima... nebbia. Arachnus, vi ricordo che è un personaggio molto pacato, però quando deve metterci l'impegno... Con attimo. Bel colpo! Dovrebbe bastare per tenere a bada quella nuvola spregevole. E ora Valdoro ritornerà alla normalità! E invece pare di no. Non mi sembra che sia così. Cosa possiamo fare? Oh, eccomi qua. Ascoltate, Nathaniel ha scoperto dove si nasconde Dekadama. Davvero? Sì, si trova a sud della città nell'industria tramontina. L'industria tramontina? C'è l'eco? Perché ripeto tutta l'informazione? È che mi piace fare dichiarazioni importanti e drammatiche, va bene? Sornione sempre lui. Non è un insulto, è un gatto sornione, si dice. Capisco, andiamo all'industria tramontina, Link. Ne sei sicuro? Sì? Perché non dovrebbe? Ok. Ad ogni modo, qui finisce l'episodio! Yeah, tutti quanti gli spettrali fatti. E adesso manca solo lei. The boss, the big boss, Dekadama. Anche se in inglese il nome più bello, Dame Damona, proprio per far capire che è demoniaca, sì, vabbè. Yokai, fantasmi, spettri. Stiamo lì, eh. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per i social che vedete anche qui a schermo. Se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con il finale del Let's Replay di Yokai Watch 2. Bye bye.